Ciao a tutti, benvenuti di nuovo sul nostro canale Incrocio di culture e popoli. Come facciamo per cambiare la narrativa? Lo facciamo ognuno di noi raccontando le nostre storie, le storie singolari dei talenti della diaspora in Italia, dei modelli per la seconda generazione, dei modelli per i nostri figli. Quindi sei sul canale giusto? Allora ti invitiamo a uno, sottoscrivere e mandaci dei commenti, dei suggerimenti per poter migliorare questo canale e portare proprio in alto il nostro progetto. Grazie e a dopo. Benvenuti di nuovo sul nostro canale Incrocio di Culture and People. Come lo chiamo? Come ben sapete, abbiamo questo talk show This Is Me, dove noi vi presentiamo, cerchiamo perlomeno di presentarvi una personalità, una persona tutti i mesi che ha un impatto positivo nella diaspora, con lo scopo, l'uopo proprio di far cadere il tabù sull'immigrazione e far vedere proprio l'impatto positivo dell'immigrazione sia in Italia che in Europa. Quindi oggi abbiamo avuto il piacere di conoscere la Muni, che praticamente ha lanciato un'azienda originale, un'azienda agricola Faso, che coltiva gli ortaggi africani in Italia. Quindi la possibilità per tutti coloro della diaspora di poter assaggiare gli ortaggi freschi in Italia, ma anche la possibilità a tutti gli italiani di conoscere prodotti tipici dell'Africa come l'okra, che si chiama anche il gombo e anche tanti altri prodotti. Andiamo a conoscere subito la Muni, che è una ragazza veramente splendida, con un cuore d'angelo e che è proprio la capa, la CEO di questa azienda. Come dicevo poc'anzi, andiamo a conoscere questa futura CEO di cui voi sentirete parlare, sono certissima, molto nei prossimi anni. Andiamo a conoscere allora la fondatrice dell'azienda agricola Faso, la signorina Munira, scusami se dico il tuo nome in modo così difficile. Grazie di nuovo Munira di aver accettato il nostro invito per poter presentare ai nostri follower la tua azienda e questa bellissima idea dell'azienda agricola Faso, no? Per iniziare il nostro intervento, per iniziare questo talk che è proprio basato sulla persona che noi ospitiamo, no? Quindi questo è This Is Me, quindi è poter dare visibilità a tutti coloro nella diaspora che hanno progetti con impatto così positivo. Quindi, se puoi in due parole presentarti ai nostri follower e poi dirci brevemente come ti è venuta questa idea. Allora, ciao a tutti, sono Monira, ho 25 anni, sono nata in Italia da genitori del Burkina Faso e l'idea è venuta tutta grazie a mamma, in verità, Brava mamma. che praticamente ha pensato, se lei comunque lavora da anni, ha sempre lavorato da anni in fabbrica, pulizia, mica pulizia anche. E ha pensato, se posso dedicare tutto quel tempo lì al lavoro della gente, perché non crearmene uno mio? E tutto è iniziato precisamente perché noi avevamo l'orto di casa, un 5 metri quadri, diciamo, e mettevamo giù la verdura africana, che poi cresceva, e molti parenti ce la chiedevano. Quindi abbiamo pensato, perché non farne un lavoro? Abbiamo cercato per prima un terreno piccolino. Abbiamo provato lì la roba, è cresciuta. Allora, tramite degli amici di mia mamma, che hanno anche loro un'azienda agricola Manenti di Calvisano, tramite loro ci hanno trovato un terreno. E sempre loro ci hanno aiutato con i macchinari vari, eccetera, eccetera, per la lavorazione della terra.
abbiamo provato a Calvisano, sempre qua in provincia di Brescia, e abbiamo visto che la roba fruttava alla grande. Cioè, sono partita dal primo anno che c'avevo... Allora, il primo campo che ci ho avuto, ce l'ho avuto di 3.000 metri quadri. Ah. Poi, invece, il secondo anno già sono passata un ettaro. Il terzo anno sono arrivata a 3,5 circa, di cui mezzo erano arachidi. E adesso che sono al terzo anno, ho 2 ettari di verdura e 3 ettari di arachidi. Quindi tutti gli anni vedi proprio la crescita del tuo business, del tuo progetto. Ma quanto è proprio stimolante, no? Quando uno lancia un progetto, vedere proprio questa crescita, e poi esponenziale, no? Ti dà proprio lo stimolo per poter continuare e portare il tuo progetto avanti. E quindi hai iniziato tu da sola, hai iniziato da sola con la mamma, e adesso hai dei dipendenti. Com'è stata questa crescita? E quali sono stati gli ostacoli che hai trovato, le difficoltà, no? Che hai trovato per poter iniziare questa attività, oltre il fatto di trovare forse il terreno? È stato facile per avviare come attività, oppure? Vabbè, allora, il primo anno, diciamo che quando fate l'iscrizione a Coldiretti, che sarebbe l'ente che si occupa degli agricoltori, mm-hmm, diciamo che erano molto scettici, no? Quando gli ho detto che volevo fare verdura africana, ho detto, ma che? Penso che manco mi credessero, no? Cioè, come si dicevano, va. Ma... sono arrivata a fine anno con i corrispettivi del primo anno, che beh, non erano altissimi, però per essere il primo anno comunque erano abbastanza, diciamo, buoni. Sì, ma eri in perdita oppure eri di inutile il primo anno fiscale? In parità. In parità, il primo anno! Ma seguite di rado, eh? Questo diceva già tutto, no? Dal punto di vista proprio dell'esercizio civilistico, essere in parità, chiudere in parità era già una bellissima cosa, perché di solito come Stato abbiamo tutti i costi di avviamento, i costi fissi che portano spesso le Stato a chiudere in perdita. Esatto, ma talmente comunque la voce si è sparpagliata. Wow. Il primo anno c'è stata anche la giornata internazionale del Burkina Faso qua a Brescia, a cui c'era l'ambasciatore e il console del Burkina Faso, mm-hmm, quindi l'ambasciatore che veniva da Roma, console che veniva da Milano, e c'era tantissima gente anche di Napoli, eccetera eccetera. Hanno talmente fatto pubblicità che il primo anno ho venduto talmente tanto da andare in pari. Quindi non avevi più bisogno della pubblicità. La gente ti ha talmente aiutato a spargere la voce, perché un'idea bella, no? Un'idea innovatrice, un'idea originale. E dobbiamo dire che per noi amanti della diaspora con origini africani non è tanto facile di solito trovare ortaggi freschi in Italia, quindi comunque avere qualcuno che possa produrre ortaggi freschi in Italia comunque è un vantaggio anche per trovare quei sapori, sai, ogni tanto tutti noi ne abbiamo bisogno. Quindi non mi stupisce che si è sparsa la voce. Adesso comunque ci aiutiamo a spargere ancora di più la voce, non solo tra la comunità del Burkina, ma tra tutta la diaspora africana, che sia del Camerun, nei paesi di origine, del Senegal, del Mali, del Togo, Benin. Quindi se ci ascoltate, vi daremo i contatti, la Munira, adesso mi spara perché continua a dire male il suo nome. Vi daremo Moni, ok, adesso vi
daremo tutti i contatti alla Moni, così che voi possiate passare i vostri ordini per ortaggi freschi. Quindi, come ortaggi, che cosa va più di moda? Quali sono gli ordini che ricevi di più in un... E poi che cosa coltivi di più? Perché ho visto che fai l'okra, che sarebbe il gombo, in Camerun si chiama gombo, nella Nigeria si chiama okra. In Burkina come lo chiamate? In Burkina Faso? In Burkina ci sono tanti, tanti modi di chiamarlo, gombo è quello più generico. Ok, quindi oltre l'okra... Ok, oggi il gombo è l'okra, che ha anche tante proprietà, di solito non si parla tanto delle proprietà del gombo, no? Quindi mi piacerebbe fare anche una trasmissione con una nutritionist per parlare delle proprietà proprio del gombo, che hanno proprietà nutritive, proprietà che ti aiutano proprio a scaricare, no? Con tutte le proprietà di questa verdura molto molto ricca. Quindi cos'altro coltivi? Il gombo, oltretutto, fa bene per il diabete. Esatto, cioè ha delle proprietà pazzesche. Cioè lo puoi anche cucinare senza olio, metti solo un po' di aglio e cipolla e pronto. Cioè, comunque, spero di averti quel giorno, perché sto preparando proprio una trasmissione con una nutritionist per parlare delle proprietà del gombo, perché è pazzesco quante cose belle. Se volete fare la dieta, mangiate solo il gombo! Va bene, quindi oggi il gombo, cosa coltivi, Moni? Poi c'ho le melanzane. Ah, quella tipica europea oppure anche quella africana, quella piccola, ho visto. Quello italiano non ce l'ho, io ho quello del Costa d'Avorio, che sono quelli rotondi. Sì, anche noi ce l'abbiamo in Camerun, quelli piccoli rotondi. Abbiamo quelli del Burkina Faso, che sembrano pomodori, quelli a cuori di... Oh, no, com'è che si chiama? Cuore di bue, sì. Sì, cuore sì. Di bue. Sembrano quelli, solo che sono bianchi e un po' più schiacciati. Ok. E ci sono sia bianchi che verdi. Ho visto sul sito. Ho visto che coltivi anche l'ottimano. Sì. Che sarebbe il peperoncino, però questo è il peperoncino proprio africano, che di solito buttiamo anche soltanto nelle salse per dare questo sapore, perché comunque dà un sapore diverso, no, alle salse, anche se non vuoi mangiare piccante. Quindi abbiamo l'okra, il gombo, le aubergine, che sono melanzane africane, e l'ultima, cos'altro? Ho visto che fai anche di biscuit, per poter fare... E lo sai, il carcade, l'hibiscus... come si vuole chiamare. Esatto, bissap, oppure in Camerun lo chiamiamo il folerei, che anche quello non è tanto conosciuto, eppure è buonissimo, che si può bere come tè. È conosciuto in Burkina, in Costa d'Avorio, in Mali, in Senegal. Poi... Ma in Italia ancora no, no? In Italia pochi. Conoscono solo il fiore. Esatto, esatto. Non tutti, molti non lo sanno, cioè molti non lo conoscono. Esatto. Allora, come fai per promuovere questi prodotti, per andare oltre la comunità africana e vendere, far conoscere i tuoi prodotti anche, visto che comunque siamo in Italia, anche gli italiani, perché questo bissap sarebbe anche una bella opportunità. Perché non è una cosa tipica come il gombo, che puoi anche dipendere un po' dai gusti, no? Cioè un tè, una tisana, ma si può anche bere come un succo di frutta. Quindi hai dei sponsor, hai dei partnership, oppure stai cercando? Sto cercando. Quindi questo è un appello. Perché io adesso vendo tante le foglie, però per i fiori la lavorazione è più complicata. Sì, perché bisogna seccarli, no? Sì, e poi prudono. Sì, sì, non è facile. Prudono, bisogna farli seccare, bisogna pulirli. È tutta una lavorazione dietro complicata. Ok, ma le foglie, cosa se ne fa dei fogli? Scusami la mia ignoranza. Le foglie, noi facciamo il sugo.
Ah, il sugo! Sì, ti esce un sugo acido, un po' acido, sì. Ah, mai fatto, vedi, si impara tutti i giorni. Tutti i giorni. Oh, che buonissimo. In Senegal lo cuociono soltanto le foglie e magari ci aggiungono un goccino d'olio e cipolle e magari quando fanno tipo il chapgen lo mettono in parte e lo mangiano con. Bene, 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 si impara tutti i giorni. Quindi accoglierò l'opportunità adesso che ci conosco per ordinare sicuramente queste foglie e poter assaggiarli e farle anche conoscere al mio pubblico, perché oltre ai talk show che faccio anche la cucina per far conoscere proprio i nostri prodotti, la nostra cucina nel quadro del goût de ça, come l'ho chiamato in francese. Quindi tu dicevi poc'anzi che stai cercando dei partner anche oppure collaboratori, quindi cosa stai cercando di preciso per poter darci un sostegno nella tua attività? Sto cercando, diciamo, più che altro degli sponsor. Ok. Sponsor che mi diano una mano magari ad esempio ad avere un furgone, perché attualmente sto facendo le consegne con l'auto di mamma, che però diciamo non è più così grande, cioè è per trasporto di cose, quindi posso portare la verdura, però metti caso che mi chiamano da Napoli ad esempio e mi dicono vogliamo, che ne so, 10.000 arachidi o anche 1.000 arachidi, magari 1.000 mazzi di foglie, io non posso andare giù perché rischio di bruciare la roba con la macchina normale. Mentre se avessi un furgone refrigerato, potrei viaggiare anche fino giù in Calabria, che sono tranquillo. Hai anche pensato a fare delle consegne tramite spedito, oppure ti costerebbe tanto? Ho pensato, ma devo informarmi bene. Perché è anche una via, no? Invece di farlo, trovare delle spedito per poter usarli, per consegnare la merce, così ingrandisce anche, allarghi anche la tua area di consegne, sicuramente crescendo. Quindi comunque questo è un appello come ha detto la Moni, ai partner, agli sponsor, che potrebbero aiutarla nel lanciare questa attività che comunque, come avete sentito, è un'attività lucrativa che sta prendendo e veramente fruttifera, perché se il primo anno una startup chiude in parità vuol dire che comunque è un'attività che è fruttifera. Detto questo... Tipo, mi servirebbe anche una macchina legatrice che sarebbe molto comoda. Invece mi ritrovo a legare con gli elastici, che poi mi ritrovo a dormire con al braccio. E comunque l'elastico devi stargli a fare tutto il giro, invece con una macchina legatrice passi e lega. Esatto. Mi servirebbe anche una macchina per togliere gli arachidi, perché adesso ho assicurato un ragazzo che mi aiuta e ho due cugini che mi aiutano, poi c'è anche mio papà, però... Quindi è un'azienda comunque di famiglia. Sì, però più che altro poi arrivano quelli che hanno mal di schiena, che hanno bisogno di un paio di giorni di riposo perché non ce la fanno più. Se ci avessi la macchina almeno per sradicare le arachidi, ho visto che c'è su internet. La legatrice so che è sui 5.000 euro. Wow, ok. Comunque la legatrice... L'ho cercato minimo di 7.000 euro, buono, non lo trovi. Per il furgone? Sì. Ok. Mentre la macchina lì devo informarmi bene, devo trovarla più che altro. Ma è tu... Non ho finito di dirti i prodotti che ho, perché ne ho tanti. Dai, dai, vai! Allora, c'ho anche le patate dolci. Ah sì, ho visto! Le ho sia bianca che arancio che viola. Anche viola! Buonissime quelle viole! Sì, yeah. E vendevo anche le foglie, adesso non più perché sto togliendo le patate, quindi le foglie non più.
Però le foglie me ne hanno comprate un sacco, soprattutto quelli della Guinea. Poi abbiamo anche i fagioli, quelli africani, quelli piccolini. Ah sì! E anche lì prima ho venduto le foglie. Grazie Mugni di aver presentato i prodotti che coltivi. Noi comunque, come hai visto, monteremo questo video e faremo vedere tutti questi prodotti. Comunque ti chiederò comunque se hai qualche foto di girarmele a stretto giro per il montaggio, no? Che noi, affinché i follower possano vedere tutti i tuoi prodotti. Se hai anche un listino, secondo me sarebbe una bella cosa, così che noi lo possiamo far vedere e speriamo tramite questo This Is Me poter accrescere il tuo numero di ordine e farci conoscere sempre di più, e perché no, avere questi sponsor di cui sei alla ricerca, no? Speriamo. Sì, sì. Quindi non ti chiedo qual è il tuo auspicio, perché più o meno abbiamo capito questo era il tuo auspicio, ma come ti vedi allora questa azienda fra 5 e 10 anni? Tra 10 anni la vedo conosciuta in mezzo mondo. Brava! Quando si sogna bisogna sognare... Scusa? In tutta l'Europa per forza. Bravissima, bravissima. Mi ha già contattato gente dalla Germania e dall'Austria. Brava, brava. Io penso che è un progetto veramente grande, originale, e sono certa che questo è solo l'inizio. Va bene, quindi qual è il tuo incrocio allora? Questa è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, perché pensiamo che siamo alla fine, è vero, sei nata qua, io sono un po' come tuo madre perché vengo dall'Africa, ma alla fine pensiamo, abbiamo intitolato questo programma Incrocio proprio perché pensiamo che alla fine siamo tutti un po' un incrocio. Ci sono alcuni ospite che mi hanno detto siamo un po' una Macedonia, un altro mi ha detto siamo un cappuccino, quindi ognuno ha il suo modo di chiamarlo, alla fine è sempre un questo incrocio, no? Dove ci siamo incrociati con il popolo italiano, con la cultura italiana. Quindi qual è il tuo incrocio, Moni? Beh, mi reputo figlia del mondo, quindi... non saprei, io sono figlia del mondo. Quindi il tuo incrocio è proprio questo mondo variegato e internazionale, così ci senti? Esatto, un mondo in cui siamo tutti fratelli e non importa il colore della pelle. Direi, sei proprio due parole per parlarci un po' di te, la Moni, la persona. Così. Di me? Sì. Allora, boh, sinceramente, se dovessi chiudere, se mai mi dovesse capitare per sfiga o perché che l'attività venga chiusa, penso che mi metterei a girare il mondo. Quindi qual sarebbe la tua meta preferita di sogno? La mia meta preferita è il Sud America. Sud America, bello. Cioè, non so perché, in verità è una cosa, cioè quello che voglio fare è una cosa che potrei fare anche in Africa, me l'ho sempre sognato in Sud America, andare e dare una caramella a un bambino e vederlo sorridere. Oh. Per me i bambini sono tutti. È vero, è vero. Allora Moni, noi ti facciamo le domande che di solito facciamo a tutti i nostri ospiti e oggi ci abbiamo chiesto che cosa è per te l'incrocio, e allora ti chiediamo, se tu fossi una frutta africana, che cosa saresti? Mango. Il mango! Se tu fossi un animale, che cosa saresti? Panda. Il panda! E perché il panda, se posso chiedere? Perché mi piace dormire. Oh, pazzetta! Ok, e se fossi una canzone, una musica? Se fossi una musica... Se fossi una musica, penso che sarei... una sinfonia di Vivaldi.
Anzi, no, mi rettifico. Ok, vai. Se fossi una canzone, penso che sarei una canzone di Flobi, che è un cantante del Burkina Faso. Allora, se fossi un paese, immagino Sudamerica, perché hai appena detto l'America. Se fossi un paese. Se fossi un paese, sarei il Venezuela. Venezuela? Ah, interesting. Allora. Perché sono partito da lì. E se fossi un libro? Se fossi un libro, sarei E allora baciami di Emanuelli. Oh, allora sei una romantica, eh? Sono i suoi libri. Ok. Se fossi un film? Se fossi un film? Se fossi un film? Sister Act, perché adoro Whoopi. Allora finiamo qua con proprio il cibo, perché qua si è parlato di cibo. Se fossi un cibo, un piatto tipico italiano? Sì, italiano, sarei polenta e pollo al forno. Polenta e pollo al forno. E se fossi un piatto tipico africano, sarei futù. Futù con? Con sugo di pistacchio. Allora il futù con sugo di pistacchio. Anche io adoro il pistacchio. Buono che abbia mai mangiato in vita mia il sugo di pistacchio. Sì, è proprio buono. Buono anche quello. Grazie mille, Muni. Grazie di aver accettato il nostro invito e di aver presentato la tua azienda. Noi ti facciamo tanti auguri per questa bellissima avventura, per questo progetto, e siamo certi che fra 10 anni, quando ci rivedremo, perché no, anche fra 2 o 3 anni sarai già un CEO di una grande azienda con tanti dipendenti. Questo è il nostro augurio, che ci permetterà anche di avere un po' di tempo per dormire come una panda, cucciolo. Grazie. Hai qualcosa da dire per finire questa trasmissione, Muni? Cercate la mia pagina su Facebook, i contatti sono tutti scritti lì, e ormai tra massimo 3 settimane penso di aver finito, perché ho finito quasi le arachidi. E quindi ci si vedrà l'anno prossimo. Che l'anno prossimo fra 2 mesi, non è lontano. Quindi se vuoi... La prossima settimana è l'estate prossima. Ah, perché praticamente tu devi seminare e poi inizi a raccogliere l'estate, durante l'estate. Seminare a marzo, perché non ho ancora le serre. Ecco, appunto, dimenticavo, i finanziatori mi servirebbe anche per le serre. Ah, vedi? Vedi? Questo sì che è importante. Ok, sponsor, partnership anche per essere. E mi raccomando, se avete bisogno di ortaggi tipici africani, freschi in Italia, visitate la pagina Facebook di Muni, che azienda Faso. Noi metteremo comunque tutti i tuoi contatti, i tuoi link sulla pagina. Grazie Muni, e poi diciamo incrocio alla prossima. Ciao!